Classe 1953, Bellunese, una vita al servizio delle istituzioni economico-finanziarie italiane ed europee. Tecnico, esperto di finanza pubblica fin dal conseguimento del Master of Science in Economia presso l'Università di York in Gran Bretagna nel 1979, lo stesso anno in cui viene assunto in Banca d'Italia, dove conosce Mario Draghi, del quale è considerato un fedelissimo. Fino al 1994, Daniele Franco rimane al servizio studi della Banca Centrale. Dopo 3 anni presso la Direzione Generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea, torna in Banca Italia, dove fino al 2013 è prima a capo della direzione finanza pubblica, sempre del servizio studi, poi del servizio studi di struttura economica e finanziaria e infine dell'area ricerca economica e relazioni internazionali. Dal 2013 al 2019, anno in cui della Banca d'Italia diventa vice direttore generale, prima di essere promosso a direttore generale, è ragioniere generale dello Stato, l'uomo della indispensabile bollinatura dei provvedimenti economici. E in questa veste non mancano gli scontri con gli esecutivi di ogni colore, il più aspro con il Conte 1 nel corso dell'iter che porta all'approvazione della manovra che contiene il reddito di cittadinanza. Franco e la Ragioneria Generale dello Stato esprimono tutti i loro dubbi sulle coperture. Di Maio dice pubblicamente di non fidarsi di lui e Casalino, in un audio WhatsApp diventato di pubblico dominio, promette vendetta contro i tecnici del MEF in caso di stop al provvedimento bandiera pentastellato. Ma anche Renzi, ai tempi del varo del bonus da 80 euro, ebbe da ridire sui rilievi della ragioneria, parlando in pubblico di valutazioni tecnicamente false. Durante il governo Gentiloni, infine, Franco obbligò il Senato a rivotare una misura i cui conti non tornavano, perché lui, noto per essere ostinato e caparbio, da buon esperto in finanza pubblica, sa che i conti vanno fatti tornare.